Siamo qui al SACI di Firenze per questa mostra Alessandro Mendini Proust Histoire. Ancora una volta un racconto intorno a questa poltrona che è diventata un mito, un'icona, un simbolo del design italiano e anche un simbolo nel tuo percorso professionale, ritorna continuamente. Sì, questo probabilmente sì, anche se si tratta di una specie di ossessione, perché continua a ricorrere questo senso di questi puntini, i quali si pongono quasi come una atmosfera, un movimento energetico di piccoli particolari che messi insieme acquistano un significato, per cui sono per me una specie di metodo di lavoro, la metodologia del partire dal particolare. E se il particolare è valido, messo assieme ad altri particolari, l'insieme funziona. E in un certo senso poi anche questa mostra, no? Vuole creare un qualcosa intorno a un unico oggetto, quindi c'è questo tentativo di creare un'operazione solo con un oggetto, che però è un oggetto che si allarga, dismisura quasi. Sì, è vero, è un oggetto aperto perché al di là del fatto che ho cominciato con una poltrona, la mia prima idea era di disegnare una stoffa. In effetti è una cosa molto aperta questo progetto perché nonostante sia partito da una poltrona, la mia prima idea era di partire da una stoffa. Stoffa significa pittura o decorazione e pertanto una cosa priva di forma. E questa decorazione può cadere come una specie di neve su tante situazioni, grandi, piccole o artigianali o anche industriali, perché ci ho fatto anche delle cose per oggetti d'alta tiratura. Per esempio è interessante di questo oggetto il fatto che combini in sé, oltre a pittura, moda, design, eccetera, anche l'utilizzo di un ready-made che poi è una poltrona del Settecento, quindi c'è forse le tue radici venete, c'è anche questo, no? Sì, c'è un ricordo, una specie anche di nostalgia del passato e poi, essendo un oggetto che praticamente non è stato disegnato secondo i metodi del progetto, cioè non è stato disegnato, è di per sé un oggetto letterario e mi piace come racconto e anche questo continuo trasformismo su oggetti diversi, in situazioni diverse, lo trasformano in un racconto, da qui anche il nome Proust, cioè una narrazione infinita. Ci sono poi tantissime varianti, c'è anche un Proust che poi prende un altro nome, geometrico. Sì, nel progettare, nel progredire di queste cose, mi viene naturale di fare delle varianti e delle trasformazioni, perché poi anche quella canonica ha pennellate talvolta più grosse, talvolta più colorate, c'è cioè quella con colori autunnali, quella con colori primaverili, e poi ho variato anche i materiali, per esempio adesso in Corea ne stanno facendo una in quella ceramica che si chiama Celadon, una ceramica verde molto storica, Certo. e poi ne è stata fatta una in ceramica qui da quei due Bravissimo. scultori Casoni e Bertozzi,
e poi in bronzo, insomma, tante situazioni di questa poltrona. Cioè, forse quasi una voglia di trasgredire. Tu che fai tanti oggetti di design, è una storia tutta a sé, no? Questa poltrona, in un certo senso. Ma forse in maniera un po' più esasperata del resto, sì, però il mio lavoro è sempre un po' intrecciato nel paradosso della copia, della finzione, del romanzesco, e pertanto il mio lavoro è romanzato.